La vigilia ci aveva proposto un Piacenza fiducioso nella sua pattuglia rigorosamente indigena e un Torino non ancora toro, vale a dire privo di quegli attributi che Mondonico ritiene indispensabili per la sua squadra. Ma il vaticinio fu più menzognero. Al fischio di avvio di Cardona svanisce la prima illusione della neopromossa che confidava di debuttare in Serie A con un tutto esaurito. E bastano i primi minuti di gioco per rendersi conto che il Torino non intende spendere in questa partita né l'impeto né il furore agonistico che fanno da sempre felice Mondonico. Va da sé che il Piacenza sbaglia un paio di occasioni magnanimamente concesse davanti a Galli e di colpo ritrova tutti i problemi che già lo fecero soffrire in Serie B e che annullano il pur riconoscibile potenziale della sua ordinata e generosa operosità. Tecnicamente impeccabili le conclusioni vincenti di Carbone, Silenzi e Poggi, ma meriti inversamente proporzionali alla libertà loro concessa da Macotti e compagni. Tutto qui con il Torino che trova scioltezza e facilità di gioco, mentre il Piacenza va via via spegnendosi, malinconicamente sommerso, dall'impietoso 3-0. Noi abbiamo tenuto testa a loro, come ripeto, fino al gol, e poi loro anche atleticamente qualcosina in più perché erano più liberi mentalmente, ma direi che il Torino non è questo, il Torino è molto più forte sicuramente perché ci ha dato troppe occasioni nella prima parte dell'incontro. Dagli almanacchi si apprende che Mondonico e Cagni hanno biografie professionali molto simili, natali e scuola calcio in Bassa Padana. Nessuna meraviglia quindi se optano per dichiarate marcature a uomo e gioco d'attacco a più punte. Annoni incollato a De Vitis per tutta la partita, è il gioco all'italiana o il gioco alla torinista? No, penso che sia il gioco alla torinista, no, comunque a parte gli scherzi, Annoni De Vitis perché De Vitis rimaneva centrale, se c'è state due o tre volte che si sono cambiati e io e Mussi siamo riusciti a scambiarceli abbastanza bene, perciò penso che era più un uomo zona. Schemi simili, ritocchi a zona compresi, ma evidente disparità sul piano individuale. Dopo l'attendismo iniziale, studiato l'avversario, Fusi e Osio hanno pian piano imposto la lucidità del proprio ragionamento tattico. Compito facilitato da Jarni e Sergio, instancabili nei rifornimenti dalle fasce, e dal prodigarsi di Fortunato e Venturini a centrocampo. In attacco, Carbone, certo tra i migliori in assoluto, ha beneficiato della generosa collaborazione di Silenzi, pronto a creare spazi anche quando non entra in possesso della palla. Il risultato non fa rimpiangere gli assenti, Aguilera compreso, però il Torino ancora toro non è. Certo, forse gli attributi li ha, ma con il Piacenza non è stato necessario tirarli fuori.